Buongiorno carissimi, benvenuti alla terza puntata di Trading System Factory. Oggi vorrei spiegarvi quanto poco conti un trigger senza filtri e uscite. Prima di tutto ricapitolo, perché non vorrei vi sfuggisse il bandolo della matassa. In questo format voglio spiegare come sviluppo io i trading system. Non è l'unico metodo che uso, non è il metodo definitivo, è in continua evoluzione. In particolare ho iniziato con banali test su un paniere di future per capire le caratteristiche di questi stessi future, o trend following o reversal. È roba grezza, però va al cuore del problema. Io adatto un trading system al comportamento del mercato, un po' come fosse una coperta che si adatta. Non proviamo... Io non provo, sentite questa metafora, a far entrare una palla da basket in una buca da biliardo. Se voi volete farlo, fatelo, magari è la cosa giusta, a me non riesce. Poi vi ho consigliato alcuni modi per selezionare gli ingressi sui sistemi reversal: RSA, i bandi di Bollinger e i massimi e i minimi del giorno precedente. Roba d'avanguardia, lo so, e ho usato tantissimo. Ma non è finita qua. Adesso arriva la parte divertente, frizzantina. Fase 1. A me piace chiedere al mercato, io chiedo se il mercato vuole, mi ridà indietro. Però io chiedo di non entrare sempre. Non ha senso entrare sempre. Allora io gli chiedo di entrare se c'è una determinata volatilità. In particolare, la letteratura suggerisce che i reversal funzionino meglio con volatilità in espansione. Ad che ce frega la letteratura? Nulla, nulla. Bisogna testare le cose. Si testano. Perché gli chiedo un'espansione di volatilità? Perché dai test miei ho capito che l'espansione di volatilità è la condizione più favorevole per un'inversione di trend, quindi per i reversal, e poi perché la volatilità è la benzina dei trading system. Sì, ma che cosa uso per misurare la volatilità? Bande di Bollinger, ancora loro, in particolare la differenza tra la superiore e l'inferiore, ATR, che è l'Average True Range, famosissimo, che lo conoscete già e già ne ho parlato, e la DX. Alt, so già cosa state per dire, la DX è una misura di forza, non di volatilità, ma io me ne frego, l'ho testato e con una DX maggiore di una certa soglia, una DX significativo, giornaliero magari, supera una certa soglia, aiuta i miei trading system reversal, punto. Quindi, ricapitoliamo, generalmente per questi tipi di sistemi morbidi, multi-day, io uso questi indicatori per filtrare gli ingressi. Se provate, vedrete che le equity acquisiscono una maggiore regolarità durante tutti gli anni. Fase 2. Una cosa che trovo divertentissima è ragionare sulle uscite. Sì, trigger d'ingresso, va bene, gli indicatori, volatilità, tutto quello che vi pare. Ma ragionare sulle uscite secondo me è molto più intrigante. Come si sviluppa quel trade? Quanto tempo ha necessità di stare aperto per portare a casa la pagnotta? Queste sono domande interessantissime ed è secondo me sempre importante studiare il trading system anche da questo punto di vista, cioè all'inverso, dal punto di vista delle uscite. Due sono le uscite che preferisco in questo genere di trading system morbidi, reversa, bla 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 bla. L'uscita Donkian opposto daily e l'uscita dopo tot bar. Che vuol dire? Prendo gli ultimi X massimi e gli ultimi X minimi daily e se sono long esco quando la close di data 1 supera quel limite superiore, in questo caso degli high, e al contrario se entro short esco quando la close supera a ribasso il limite dei low. Questo perché ho trovato, secondo me, valorizza a modo i trade, li porta avanti il tempo necessario. È un sistema che uso spesso, francamente. I Donkian saranno banali quanto vi pare, ma funzionano per me. Modo numero 2, uscita dopo tot bar. Questo semplicemente ha una base statistica e di buon senso. Per quella storia che i trade non vanno avanti all'infinito e ogni trigger su ogni sottostante, per ogni logica, ha un effetto diverso, una forza diversa, a me piace testare l'uscita dopo tot bar. Ogni tanto funziona, ogni tanto no, la uso molto volentieri. Non è un'analisi che secondo me va fatta proprio di fino. Ad esempio, se usiamo un grafico a 15 minuti su un data 2 a 1440, io non vado a chiedergli
di uscire a step di 15 minuti, ma a step orari, quindi ogni 4 barre. Morbido, però significativo. Attenzione, adesso iniziamo a fare seri. Cosa ne pensate di questi concetti? Vi ci ritrovate? Vi fanno schifo? Sviluppate in maniera diversa? E sono sicuro di sì, perché ci sono decinaia di modi di sviluppare, quindi è normale. Mi piacerebbe proprio questo confronto per capire non qual è il modo migliore, ma per scambiarsi il modo in cui sviluppare. Ok, arriviamo al succo del discorso. Vi ho promesso un trading system a codice aperto, gratuito, e lo avrete. Ma devo fare delle premesse importanti. Se lo prendete e lo mettete live da subito, non avete capito nulla. Se lo prendete e lo mettete live e aspettate che guadagni da subito e dia una sferzata alla vostra carriera da trader, non avete capito veramente nulla. Cioè, lasciate stare, ma la carriera proprio, non il trading system. Io non sono della politica di dare trading system a codice aperto, perché secondo me non ha senso. Io ad esempio faccio una rotazione mensile dei sistemi, quindi un sistema non porta da nessuna parte, ma lo faccio per un motivo specifico. Io quello che vi do è più che altro un codice per crearne altri di trading system. Prendete spunto da questo codice. Se vi piace, non vi piace, cambiatelo, studiatelo, create altri trading system. E questo secondo me è la cosa migliore da fare con un codice aperto. Perché? Perché io quando ho iniziato desideravo ardentemente qualcosa del genere, che poi un Unger me l'ha dato con un corso a pagamento e di tutto un altro livello. Questo è un livello base, ma che può aiutare, perché l'obiettivo, credo sia giusto, correggetemi se sbaglio, deve essere quello di avere un metodo per sviluppare 300 sistemi, non comprarne uno e metterlo su e sperare che vada bene. Siamo d'accordo? Perché, ricordo, l'obiettivo non è trovare il sacro graal, il sistema che vi fa fare la svolta. Il segreto, se così lo vogliamo chiamare, sono l'unione di tre diversi fattori: diversificazione, gestione del rischio e studio e pazienza. Non c'è nient'altro. Questo trading system è sullo Stoxx, che è uno strumento fortemente reversal, fortemente collegato al DAX, ma con movimenti molto più deboli e un valore molto inferiore. L'ho fatto apposta, è un trading system che non mi fa guadagnare 300k all'anno. Però agisce con le logiche che ho provato a spiegarvi. Sappiatelo, può morire domani. Dopo tutto questo terrorismo, buona. Ci vediamo alla prossima.